Allora, Selvana è operaia della Beretta ed è anche delegata sindacale dello SLAI COBAS per il sindacato di classe. Liberamente, Selvana, tutto quello che ti viene di dire senza problemi, dai! Puoi anche leggere, tranquilla. Niente, siamo qua oggi per ricordare un po' a tutte quanto è necessario stare unite insieme e lottare per quello che veramente vogliamo. Perché prendo spunto dai primi incontri che abbiamo fatto con lo SLAI COBAS e abbiamo raccontato un po' tutte quante i nostri disagi al lavoro, perché comunque ce ne sono ancora tante. Poi tutte quante, la maggior parte eravamo in quel momento lì molto unite e abbiamo espresso, ognuno di noi ha espresso il suo problema, il suo disagio e così. Abbiamo cercato di mettere insieme i pezzi per vedere cosa possiamo risolvere. Alcune cose ce le abbiamo fatto, adesso siamo ancora in lotta per risolvere altre. Purtroppo c'era qualcuno che dall'altra parte cercava di convincere le persone di fare altrimenti, ad alcune è riuscito anche a togliercelo dal gruppo, però comunque sia, penso che comunque siamo abbastanza forti ad andare avanti ancora. E infatti col gruppo siamo riusciti ad ottenere un accordo che tuttora ci è utile, perché abbiamo ancora il posto di lavoro, e se non avevamo quello penso che nessuna di noi adesso ci sarebbe stato più dentro. Quindi non lo so. Vuoi raccontare, diciamo, l'accordo che hanno fatto i padroni con la UIL, perché vi danneggia? Sì, cioè, infatti quello è la goccia proprio che ha fatto traboccare il vaso, perché comunque dopo tanti anni di lotta, diciamo, che siamo riusciti ad ottenere un premio che anche prima era un po' a chi sì, a chi no e così, però eravamo arrivati a un punto dove veniva dato in base alla presenza. Arrivati questi qua della UIL, purtroppo sono riusciti a firmare un accordo di nascosto, perché per quelli che l'hanno sentito erano in due, quindi non in due non possono rappresentare tutte quante senza ne aver parlato. Noi tutte le cose che abbiamo fatto prima ne abbiamo parlato con tutte quante, quindi credo che la differenza si veda. E ci hanno fatto molto arrabbiare, perché hanno deciso tutte queste due, per tutte quante, una cosa che non sta né in cielo né in terra, e questo non ci va bene. Adesso che chi l'ha preso ha preso il premio venendo al lavoro malata, facendo i sacrifici per prendere questo, giustamente, perché ognuno ha i suoi bisogni. Perché tu dicevi che non, cioè, soprattutto se prendete congedi parentali, il discorso della maternità. Sì, certo, c'era scritto che se fai un giorno di assenza ti tolgono 50 euro, se fai due te ne tolgono 100, se ne fai più di due non te lo danno proprio. Noi la maggior parte siamo mamme, e nessuna di noi mamme penso che l'abbia preso il premio. Io no, perché quindi non è per quello che comunque la rabbia più si va avanti più sale, perché non ci ascoltano. Perciò avete naturalmente fatto scioperi, abbiamo fatto parecchi scioperi all'estate, nel senso dall'8 marzo fino alla fine di luglio abbiamo fatto scioperi e così. Spero che comunque capiscano anche chi al momento si è distaccato di ripensarci, perché è quello che ne abbiamo bisogno ed è l'unica strada per riuscire ad ottenere le cose che veramente sono utili. Ci stanno ripensando. Appunto per quello lo dico.
Nell'intervista che io ho fatto a Selvana, Selvana sottolineava l'importanza, diciamo, che se anche non hanno, magari hanno fatto diverse iniziative, poi Sergio ci farà un quadro più dettagliato, e magari da queste iniziative di lotta non si sono raggiunti risultati immediati, però quello che è stato importante, mi diceva Silvana, è l'unità che c'è stata tra le lavoratrici, sì. Vi siete incoraggiate, giusto? Sì, molto, all'inizio molto. Siete incoraggiate? Sì, 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 eravamo... non dico al 100%, però un 80-90% eravamo tutte unite. Poi con l'arrivo della nuova azienda e così, alcune hanno preso un po' la scorciatoia, diciamo, però non, certo, se magari qualcuno ti promette qualcosa e rimane una promessa, non so fino a dove si può arrivare, però. Però loro ci provano. Sì. Quindi, Selvana, vuoi spiegare anche un po' meglio cosa fate, cosa fate, come me l'hai spiegato quando mi hai detto lavoro. Cosa fate proprio dentro la fabbrica, le differenze che ci sono anche tra voi operati? Sì, vabbè, siamo lì con contratti diversi, adesso penso più di tre, prima eravamo con tre contratti diversi, che c'erano le dipendenti dirette Beretta, le agenzie, noi eravamo cooperativa, adesso siamo passati in una specie di azienda SPA, e purtroppo nell'ultimo mese sono subentrati altri dipendenti di questa azienda, però sotto un'altra agenzia, quindi diciamo che sono come se fossero in prestito a questa azienda. Lavoriamo tutte nello stesso reparto, però con i salari diversi. Cioè, a parità di mansioni hanno salari diversi. E la maggior parte di noi qua abbiamo insegnato il lavoro a tutte quelle che sono arrivate dell'agenzia Beretta e queste cose qua, però comunque sono, cioè nel senso, hanno sempre avuto più precedenza loro. La questione che mi raccontavi anche delle condizioni pesanti, diciamo, in cui vivete, il discorso delle celle frigorifere, ti ricordi? Sì, lì fa freddo perché sono 4 gradi, se non sbaglio, nel senso al lavoro, dove lavorano le ragazze dell'altro reparto Fresco Food, ci sono i lavori molto, cioè ad alzare i pesi molto, anche da noi ci sono, ma da loro ci sono molto più pesanti, diciamo, hanno delle scatole molto pesanti dove spostano manualmente e le condizioni non sono per niente buone. Ok. Perciò, vai. No, nel senso, bisogna riflettere molto anche su questo. Io ho sentito anche il problema delle ragazze della Montello e queste cose qua. Come hanno dato solidarietà a noi, ve le diamo anche noi a voi tutte quante. Perché comunque, certo, veramente se stiamo unite, se facciamo qualcosa tutte insieme, speriamo che qualcuno ci senta. Che parlavi, dai. Dai, vieni, vieni. E vabbè, parla da lì tranquilla, quello che vuoi dire. Nel senso, è un lavoro pesante per due donne, è una cosa molto brutta perché tante sono uscite anche con delle malattie nel senso problemi di salute. Perché comunque per una donna stare al freddo, alzare sempre, non è facile. E tutti questi problemi, anche con i pagamenti, tutto. Speriamo che riusciamo a risolvere qualcosa. Mi diceva Selvana nell'intervista sempre che abbiamo fatto che voi siete a maggioranza donne naturalmente e siete anche mamme, avete bambini, quindi c'è anche questa difficoltà di conciliare il lavoro in fabbrica e il lavoro fuori la fabbrica. E con questo questo attacco, diciamo, che questo accordo che ha firmato la UIL con i padroni vi colpisce proprio in una grossa parte della vostra vita, che è quella appunto di essere mamme, di dover curare i vostri figli, per
perché oggettivamente, diciamo, giustamente diceva Silvana, che anche col caro vita che ormai c'è, l'aumento dei prezzi, cioè non ci si può permettere, non potete permettere di avere... Certo che no, e i stipendi poi lasciano desiderare, quello veramente. Siete a maggioranza donne immigrate nella fabbrica? Sì. Sì, la maggior parte sì. Ok, quindi diciamo quello che emerge, che abbiamo, perché abbiamo detto la lotta delle operaie della Beretta è una lotta importante per tutte, perché anche questo accordo, che potrebbe sembrare un accordo di tipo meramente sindacale, meramente economico, non è solo un attacco di tipo economico, ma è un attacco anche ideologico, perché mette proprio in discussione anche quello che riguarda la nostra vita, appunto, di donne, di madri, eccetera. Cioè, noi viviamo in una società in cui, da un lato, dobbiamo fare i figli, i padroni ci dicono di fare i figli, i governi ci dicono di mettere al mondo figli. Però non è che ce lo dicono come frutto di una libera scelta, di una libertà di scelta delle donne, ma ce lo dicono perché questi figli noi poi li dobbiamo curare perché siano nuove braccia che rientrino di nuovo in fabbrica per essere sfruttati, o per portarli alla guerra, i figli per la patria, per la guerra imperialista. E dall'altro lato, se decidiamo liberamente di non volere mettere al mondo figli e quindi di ricorrere per esempio al diritto di aborto, ci condannano, ci dicono che siamo assassine. Poi paradossalmente, quando le operaie hanno i figli e vogliono esercitare quella che è il loro diritto di essere pure madri, i padroni le colpiscono pure nella questione della maternità. Perché da un'inchiesta proprio recente, che è stata pubblicata su Italia Oggi di recente, che è stata un'inchiesta che è stata fatta tra coloro che assumono il personale nelle medie, piccole e grandi aziende, viene fuori che in molte aziende si preferisce assumere i maschi, i lavoratori maschi, piuttosto che le lavoratrici donne, e uno dei motivi è proprio la maternità. Cioè, uno veniva fuori da questa inchiesta che uno dei motivi è proprio la maternità, perché per i padroni la maternità, secondo il loro linguaggio, è un costo, è un ostacolo, diciamo, all'organizzazione aziendale, e quindi capiamo bene in che contraddizione, cioè quali sono le contraddizioni proprio che emergono dal sistema in cui viviamo. E la lotta della Beretta ci rientra, cioè la situazione che vivono questi operai in fabbrica ci rientra benissimo in questa questione.